da sto scemo. Allora, sono le 11:12, ce l'abbiamo fatta a partire. Considerate il fatto che io mi sono svegliato stamattina alle 7:30 e praticamente dalle 7:30 che, cioè, che sto dietro al video. Oggi siamo molto futuristici, però bisogna essere futuristici nella speranza che il futuro ci aiuti. Andiamo, porca troia. Nella speranza che la tecnologia ci aiuti, in quanto abbiamo 3 GoPro, una sul manubrio, una io e una Sveva. Siamo io e Sveva microfonati, quindi se tutto funziona, grandi! Se tutto funziona, io bestemmierò, ma solamente in editing. Se non va tutto come deve andare, io bestemmierò sia ora durante il video che in editing. Il microfono è sempre lo stesso che mi ha dato problemi prima. Negli scorsi video l'avevo levato, avevo usato quello vecchio. Ieri ero arrivato ad ordinarlo e ho detto prima di ordinarlo, ma fammi vedere comunque se a volte funziona, perché 70 euro li risparmiavo volentieri. Fammi vedere se a volte era il momento, e lì per lì andava. Bisogna sperare che vada, però non sono certo di questo. Più che altro, dove andiamo oggi? Oggi andiamo a Livorno. Oggi andiamo a Livorno in quanto Sveva ha una dipendenza. Infatti a Livorno smerciano parecchia droga. No, scherzo. Sveva ha una dipendenza da un negozio. Tale negozio è Tiger. Non siamo sponsorizzati, magari. Tiger, comunque, se ci vuoi sponsorizzare, l'email commerciale è in descrizione. È da un po' di tempo che Sveva mi dice che vuole tornare in questo negozio. Io oggi dovevo comunque registrare un video per domenica, e allora ho detto, lo sai che c'è? Mischiamo le due cose e andiamo in motorino da Tiger. Il negozio da qui dista più o meno una 35-40 di chilometri. Ecco, spero di aver fatto bene i conti col discorso della benzina, perché se no si rimane a piedi. Più che altro perché c'ho l'olio contato. Sarà anche una bella prova per il motorino, perché comunque dovrà fare un'80 di chilometri in doppio. Vedremo un attimino come reagirà. Più che altro sarà anche una prova portare via tutte le borse se Sveva non si regola a comprare le cose. Come media di velocità provo a mantenere i 60 km/h, che in doppio su un 50 non è nemmeno male. Te, se è la prima volta che monti su questo motorino modificato, no? Ti faccio sentire come va. Ma in doppio rende molto meno. Allora, a Vada ci siamo arrivati. E ho già un passo avanti. Sai, così si impennò nulla il motorino. Prova a reggerti. No, comunque sì, si impenna. In due si impenna tranquillamente sto motorino. Ole! No, guarda sto scemo. Già, ora a Sorve ce l'hanno anche. C'era nella via, quella che va da qui alla piazzetta a Castiglioncello, c'erano motorini che andavano, cioè facevano un su e giù a tutto fuoco, no? E a un certo punto tipo si sono rotti il cazzo, e quindi sul giornale non si vedeva altro che articoli del fatto che avrebbero fermato tutti i motorini, avrebbero usato tutti i motorini. Comunque vedi, anche in due si scorre parecchio, cioè devi fare un sorpasso, lo fai, via, cioè è molto meglio sì il motorino. Ora fra poco ci si ferma a fare le prove della GoPro, Ora poi a fine Romito ci si ferma a fare benzina, cioè a inizio Romito ci si ferma a fare benzina. Foto. Eccola, eccola, che mi... ehi. Lì a Castiglioncello è sempre pieno di motociclisti. Ecco, l'ho detto. Ci si ferma qua un attimo a guardare le GoPro. Vai, scendi. Allora, what happens? Fino ad ora la telecamera di Sveva non ha registrato. Cazzo ridi. Quindi inizieremo a registrare da ora. Sveva, considerazioni sul viaggio? Che sei un coglione che non mi ha curato la macchina. Ero stata molto simpatica nel pezzo prima. Che sei un coglione che? Non hai avviato la registrazione. Ah, vabbè. Ero stata molto simpatica. Sono sempre simpatica. Io registravo. Non è stato proprio un problema il fatto che non abbia avviato la registrazione, in quanto le curve iniziano adesso. Cosa sarà detto di importante? Prima. Cos'è che hai detto prima di importante che devi ridire? Porco due. Niente. Cazzate per la maggior parte, quindi niente. Madonna, qui c'è un vento assurdo. Pensa che io volevo far volare drone. Cosa vuoi fare a palestra? Aveva dato allerta per il vento, lo sai? Cosa? Oggi aveva dato allerta per il vento. Non ho capito niente. Porco due, c'era uno che mi ha spaventata. Per colazione ho mangiato la pizza fritta.
La pizza fritta? Sì. A colazione? Sì. Era avanzata da ieri e non la potevo buttare via, non si butta mai via la pizza fritta. No, però insomma a colazione. Era buona. Ora arrivati a Livorno, bisogna qui come parcheggiare il motorino. Ma il problema? Me lo sto chiedendo anch'io infatti. Più che altro se mi preoccupa è che a Livorno non è raro che inculino motorini, no? Infatti. Però fortunatamente non ho né un SH né uno Scarabeo, quindi ci sta che forse mi salvo. Però ecco, ora con tutto il rispetto per i livornesi non è che mi fidi abbastanza. A parte tutto il rispetto, nel senso, no, soggettiva, non è una cosa. Ogni 3x2 c'è l'annuncio su Facebook. Lo vedo anch'io infatti. Mi hanno rubato l'SH blu, aiutatemi a ritrovarlo. Ma so, ce l'avete tutti uguali, e come fai a ritrovarlo? Qui ci fermarono carabinieri a me a Trassi, lo sai? Sì. Sì. Bravi. Perché praticamente noi si era qua, rivolti così. No, all'ingiù, Dio sì. E io ho fatto, vai Trassi, si impenna. Insomma, alla fine ho impennato. Bravo. Praticamente c'erano carabinieri che arrivavano di lì. E quindi noi si era lì, ci avevamo visto impennarsi, era lì. Ma un'impennatina del cazzo, nulla di che. Sei intelligente. E no, però ci hanno fermato, hanno fatto un po' la parte a culo. Questo qui è un grande, meglio di noi. L'hai visto? C'ha le borse laterali. Sì. Che campione. Beh. Complimenti. Un altro genio. Ah, ci vuole un briciolino di tempo, eh? Tanto no. Si doveva partire alle 9:30 e mezzo. Vediamo che sto iniziando anche ad avere un po' di fame. E freddo in questo posto di merda. Vamos alla playa. Oh. Fa paura. Allora, sosta benzina fatta, cambio batterie fatte. Per ora, io no, non lo dico perché la gufo. Cioè, lo dico solo per ora ha funzionato tutto. Ora, quindi, per arrivare a Tiger quanto manca? Una quindicina di chilometri. Allora, tenete di conto che stamattina sono andato a casa di Sveva e sono tornato a casa mia prima di partire. E la miscela l'ho fatta quindi prima di partire. Con 4 litri di benzina, poi non so cosa ci avanzava dentro. Ci ho fatto 42-43 chilometri. Ora abbiamo messo altri 3 litri. Secondo me ci si fa a andare a Livorno e a tornare allo stesso benzinaio con i 3 litri che abbiamo messo adesso e con quello che rimane nel serbatoio. La cosa bellina è che, cioè, ora come ora è tutta un'avventura, ovvero non so se le GoPro ce la faranno a registrare, non so se il motorino regge, perché bisogna vedere se il motorino regge, non so se ce la faccio di benzina, perché anche quello io non ho i dati precisi di quanto consuma e non ho l'indicatore del livello di benzina, quindi è tutta una scommessa, però penso sia bello il bello. Ora qui c'è la salita che mi fa paura. Cioè, a me mi fa paura solo il fatto che il motorino non possa arrivare in cima. Baby. Ok, inizia la salita. Infatti, ma ti dico, te l'ho detto spesso, andiamo motorino di qua di là. Ma te motorino ci muove, vieni. L'ultima volta che sono andato in motorino siamo arrivati alla vettura e mi è bastato, vai. Comunque, la salita l'abbiamo affrontata a 45 all'ora, stando praticamente a filo gas. Tanta roba. Qui sul Romito ci hanno girato uno degli ultimi spot per la Lamborghini. È molto bella come strada. Vada bello? Il Defender dei pompieri? Sì. C'era la Lamborghini che andava e una Porsche dietro che la riprendeva. Proprio a mantenersi leggeri. Sì, sì. Come macchine. Questa Porsche c'aveva tipo un coso sopra. Io penso saranno stati 20.000 euro di telecamera. Ora arriva questa moto. Ora gli devo far vedere chi comanda. Vai, passa. Cioè, ma non dovresti nemmeno competere. Ma chi compete? Si fa per scherzare. Oggi non è nemmeno troppo freddo, eh. No, oggi è una bella giornata. Ci saranno 6-7-8 gradi tutti. Ora, dove si passava per andare da Tiger? Penso ci si possa arrivare anche da di qua. Però nel dubbio si fa a lungomare. Qui ci ho già rivisto sia gente arrotata e un casino di volte le macchine che entrano in strada e fanno hoci. Comunque, io stavo pensando, per il mio prossimo compleanno io ti chiedo solo una cosa, è un regalo semplice. Vorrei, aspetta, questa villa. Vorresti? Quella villa. Ah, certo. È molto carina. Non credo nemmeno che tu vada a spendere troppo. No, un paio di milioni. Ovviamente puoi venirci anche te poi. Ah, grazie. Grazie. Baby. Oh, comunque siamo a Livorno, se non si fosse capito. Meno male. Sorpassiamo rumorosamente. Ho cambiato idea, voglio questa villa. Sì, questa fascia di 1 milione non ti basta nemmeno. Se non ci passo io non ci passi nemmeno te, non è che te sei meglio. No. Vai, passa.
passa, bella figa? Marco, porco... Speriamo di non aver preso il rosso. Spero anch'io. Noi bisogna girare qui a destra? Sì. Sì. Arreggiti! No! Guarda, sono tutte vestite uguali. Sì, c'hanno tutte il pantalone a zampa d'elefante, senza risvoltino, sono tutte così. C'è un problema. Cosa? Che io qui non so dove parcheggiarlo. Ah, ci si leva casche e tutto e poi se ne ragiona. Alla fine il motorino mi è toccato lasciarlo ad un palo inserendo un freno a mano artigianale e quindi siamo entrati nel negozio. Io ovviamente stavo tutto il tempo a fissare il motorino fuori. Sveva giustamente si era dimenticata la telecamera accesa e questo sono io che scambio un suonino di Natale come suono della GoPro. Facendomi paura, il motorino lasciato lì da solo. Dopo 5 minuti sono uscito e sono andato a tenerlo a bada. E niente, è passata un'ambulanza e l'ho ripresa. Allora, shopping fatto. Sveva si è anche limitata. Una borsa e basta, onesto. Ora, io non sono stato tutto il tempo nel negozio perché mi cacavo in mano a lasciare il motorino dove l'ho lasciato. Però adesso abbiamo parcheggiato in maniera molto tattica, sempre con la fascetta. Speriamo non ce lo rubino. E ora si va a mangiare. A mangiare siamo andati da Porca Vacca. Penso sia uno dei migliori fast food in zona, se si può definire fast food. A parte, vabbè, penso sia anche abbastanza famoso. Ovviamente da bravo youtuber ho apparecchiato il tavolo, messo a ricaricare tutte le batterie. E puta caso la premiere è iniziata nell'esatto momento in cui ci è arrivato il panino. Ah, e come panino per la prima volta ho preso il mappazzone, mi sembra si chiami, ispirato a Masterchef ovviamente. Strabono, io penso sia il miglior panino che abbia mai mangiato lì. Ve lo consiglio. Monta. Vai a casino e fa. Sì. Che la lì mi guardava malissimo. Sì, ho visto. Oh, ora ti picchia. Dai. Tenga, signore. Anche per lui. A motorino fermo non è tanto ottimale, fa quella salita. Allora, siamo ripartiti per il viaggio. In realtà siamo in direzione casa. Però vabbè, per arrivare a casa tua penso ci siano sempre minimo 35-40 km. Io volevo fare il video tutto ganzo per dire non so come portare le borse, non so com'è. Alla fine ti sei limitata ad una borsa. Non c'era niente di che, mi ha deluso questa volta. Male Tiger, molto male. Comunque è sordo, le livornesi e i livornesi sono fatti con lo stampino. Sì, sono un po' tutti uguali. Vabbè, ma penso sia la mentalità da città. Magari anche un livornese che viene a Cecina dice sono tutti orisvortini, nel senso è lo stesso discorso. Comunque, e qui lancio lo spoilerino, il viaggio di oggi, non so se l'ho già detto, mi serve anche a vedere se il motorino regge, perché nei prossimi video aspetto solo la conferma di un compagno di viaggio. Questo motorino appunto affronterà lunghi tragitti. Un altro viaggio estremo. Tonfa! Questi stavano per farci. Piano, piano si vola! Cristo! Ah, per tornare si arriva a Vada. Poi da Vada si prende il viale che porta sulla Pisana. E poi da si fa il pezzettino di Pisana. Si fa Palazzi, il Conad, no? Quello... E poi si va a casa. Oh, vendono questa villa, ragazzi! Marco, è la tua occasione! Sì. Roma! Mi hai stimpanato! Scusa. Porca troia, fa un casino sto motorino. Sì, tanto. Ora io, cioè, mano a mano ci vado ci faccio un po' l'orecchio. Ma quando poi ricapito nelle strade che ci sono le case intorno, sento un casino, penso sia difficile farci l'orecchio. Guardia di finanza, aia! Hanno fatto controlli. Oh, aspetta, via. Si inizia a riprendere anche con questo.
Oh vai, ora siamo con tre GoPro. Vai, se non si vede una sega. Non vedo una sega. Nemmeno io. È un problema. Bisogna vada così. No! Cosa? Mi si è staccato il clacson, che non va nemmeno più. Mettiamo anche questo dentro. Oh, è durato, però. Considerando che era fermato l'orlaccardo. Qui c'è il limite di 30. Sì, ma che ci va a 30? Ma che ce l'ha? L'ho messo. Ma, madonna. Questa è la cosa, mi fa incazzare quando qualcuno prende la patente. Oh, ascolta, ma è che uno prende la patente lì per lì e ti vuole insegnare. Cazzo, visto che anche te ce l'hai da un angolo, sì, la patente. Ma dove c'è scritto 30, non vuol dire fai attenzione, non vuol dire vai a 30. Però quindi te vai della tua velocità e fai di attenzione. A 30. È come quando in autostrada ci fanno lavori e ci mettono il limite di 60. Chi ci va a 60? Si va tutti a 100. Però ci si presta un occhio in più. È quello il discorso. È un messaggio in codice. Questa vi tampona una. Permette il portatelefono nella bocchetta dell'aria. Ecco appunto. Vedi anche lì. Cosa? Diceva che dovevi andare a 40 perché c'è la strada dissestata. Io andavo a 65. Prego, scenda. Oh, guarda quanti scontri lasciano, che gente in civile esiste. L'avrei lasciato anch'io. Appunto. Ok. Preso tutto? Sì. Ora abbiamo l'ultimo pezzo di curve, poi ci sono una ventina di chilometri di strada dritta. Sì. E poi l'ultimo pezzo di curve per arrivare a casa tua. Sono le 15:34. Secondo me orario d'arrivo 4:30. No, se va tutto bene in mezz'ora siamo a casa. Aia. Oh, è lato Velox. Ok, ora risiamo con tre GoPro. Mi dispiace e chiedo venia se non ho fatto le riprese col drone, ma c'è veramente tanto vento e visto che quel drone vale sempre un trecentino di euro, preferirei non buttarlo nel mare. Non voglio snitch nel gang. Quando l'ho fatto pensavo al guadagno. Curvettina a sinistra. Destra, questa è pericolosissima. Sì. Questo vuole sentire il motore. Dai, amore. È una provocazione. Marco! No, Marco! Ma sei scemo? Però io sto dietro. Ma non mi interessa. Rallenta. Rallenta. Basta, basta. Ma io scherzo. Non mi importa una sega di stargli dietro. Questi ultimi 20 km ve li lascio in timelapse. Anche perché il microfono mio alla fine ha ceduto. Vabbè, poverino, è durato anche troppo. Ovviamente l'ho già ordinato nuovo perché questo mi ha altamente rotto i coglioni. In ogni caso, alla fine il motorino ha retto. Ha fatto in una giornata 125 km, di cui 110 circa in doppio. Quindi è stata anche una bella prova. Fatemi sapere ovviamente nei commenti se questo tipo di video vi piace. Se ne vorreste altri così, dual motovlog. Se più inquadrature così vi piacciono. Insomma, fatemi sapere, idee per i video. Quello che volete, scrivetemi tutto nei commenti. Ricordatevi che ogni commento è fondamentale come ogni like. Siamo quasi a 50.000 iscritti, quindi se non siete ancora iscritti al canale o è la prima volta che guardate un mio video, iscrivetevi se vi piacciono, ne sarei molto contento. Come sempre c'è il link in descrizione per abbonarsi, così facendo mi date un enorme aiuto. Vi ricordo che è sempre possibile partecipare al contest per vincere il pistone bucato dall'Energy. Ho quasi finito la teca e quindi nei prossimi giorni chiuderò il contest. Se non sapete di cosa parlo e se vi interessa partecipare, vi lascio il video nella in alto a destra e ve lo metto subito anche qua. E quindi niente, noi ci vediamo nel prossimo video. Ma ovviamente, come da tradizione, vi devo lasciare con un'impennatina. Si casca! Si casca! Basta, basta. No! Dio, Dio. Sì, vaffanculo.